Gianfranco Ponchia, presidente di una delle storiche associazioni rivarolese, ma non solo, canavesane, ovvero il coro polifonico. Con te vogliamo chiacchierare un pochino e ti chiedo, raccontaci un po' di storia di questo gruppo che ormai è diventato importante e famoso al di fuori anche dei suoi patri confini. Sì, il coro è nato nel 1972 da un'idea di mio papà che ha iniziato il discorso prima come corale parrocchiale e poi poco per volta ci siamo evoluti, sono cambiati i maestri nella direzione, ognuno ha dato una sua impronta e quindi siamo passati da magari esecuzioni liriche più incentrate su tipologie di questo genere a canti di varia natura, perché copriamo un po' tutti gli ambiti, dal coro, non dico gospel, ma coro di montagna, anche perché comunque uno dei nostri eventi principali è l'Alborada d'estate, perché andiamo a sorgere del sole a fare il nostro concerto mattutino. E quindi poi cori impegnati, perché comunque messa da Requiem piuttosto che non Gloria di Vivaldi, cose veramente di impegno, ma che danno una soddisfazione a tutti quanti. Il nostro coro più o meno è sui 25 elementi e quindi con molta passione, perché devo dire che con le ultime entrate che abbiamo avuto nel coro abbiamo visto veramente una voglia di entrare, una passione che ci dà conforto, perché vuol dire che siamo sulla strada giusta e vogliamo continuare su questa strada. Appunto, coro polifonico, 25 persone che partecipano, che fanno parte di questa famiglia, perché voi prima di tutto siete una famiglia. Siamo una famiglia perché addirittura ci sono diversi elementi che sono tutte e due i componenti della famiglia che sono presenti, marito e moglie, per cui c'è un buonissimo rapporto anche di amicizia tra le persone e anche le trasferte che facciamo all'estero servono come collante per far sì che il gruppo diventi sempre più appassionato nella voglia di fare, di farsi vedere, di mettersi in mostra, ma di proporre delle belle cose al pubblico, certo. Una crescita appunto che vi ha portato a essere comunque un'associazione che è diventata sempre più importante, ripeto, sia a Rivarolo ma anche al di fuori. Quindi questo è anche, visto il bilancio, un motivo di soddisfazione, immagino. Ma questo è il riconoscimento che dobbiamo soprattutto alla nostra maestra, che veramente ci da diversi anni, non mi ricordo più quanti sono, Maria Grazia? Comunque veramente ha saputo condurre con maestria la situazione, quindi siamo veramente felici. L'unica cosa che ci piacerebbe sarebbe rinforzare un pochettino con elementi nuovi, anche magari col coro giovanile, rimettere in pista il coro giovanile per far diventare di nuovo appassionate anche le nuove leve, perché il coro comunque ha una sua età e ha bisogno sempre di rinnovamenti, quindi auspichiamo che con queste diffusioni che diamo alle informazioni relative al nostro coro ci siano nuove persone che vogliono entrare a far parte del nostro sodalizio, che tra l'altro devo dire, tra le altre cose, è diventata APS e fra 2 o 3 giorni verrà iscritta nel registro unico del terzo settore, quindi un motivo in più perché facciamo, diciamo, del bene o comunque facciamo delle attività sociali che danno qualcosa al pubblico, quindi questo è fondamentale. Infatti un discorso importante è quello che è il coro e appunto anche socialità, non è semplicemente, tra virgolette, il discorso di esibirsi di fronte a un pubblico. Esatto. Quindi questo è anche un messaggio importante che bisogna dare alle nuove generazioni. Certo, e te ne accorgi anche di questo dai riscontri del pubblico, dal calore che ti danno quando tu fai un concerto, quindi questa trasmissione sia da una parte di chi si impegna a fare qualcosa di bello e dall'altra parte senti il calore del pubblico di rimando, è veramente hai raggiunto il tuo obiettivo, quindi questo ti dà soddisfazione. Pubblico che vi segue comunque sempre molto in maniera molto calorosa e anche numerosa, quindi anche questa è la dimostrazione che non c'è solo quantità ma c'è anche tanta qualità. Ce l'auguriamo, non aspetta me dirlo, però insomma siamo molto contenti, diciamo, dei risultati. Abbiamo fatto anche dei concorsi negli anni passati e credo che nel prossimo futuro si sta pensando di tornare a fare qualche concorso, perché resta uno stimolo per migliorarci, di curare meglio i dettagli,
l'armonia del gruppo, dell'insieme, eccetera. E quindi è fondamentale per la crescita poter darci degli obiettivi e dei passaggi difficili, ma che servono per migliorarci. Invece con Anna Maria Gaetano, che è una delle colonne portanti del coro polifonico, visto che si occupa di tante, di mille sfaccettature, invece parliamo con te di quello che è sicuramente un fantastico progetto che vi ha portato alla ribalta nazionale e internazionale, perché tra l'altro voi avete dato una grandissima mano a un territorio che è stato letteralmente violentato da quello che è stato il terremoto. Certo. Quindi Amatrice. Ci racconti quello che è stato il progetto di questo Mille Voci per Amatrice? Mille Voci per Ricominciare. Ma l'idea è nata effettivamente dal nostro cuore, è partita di qua. Già nel passato, purtroppo, l'Italia è stata toccata da diversi terremoti e sempre ci eravamo mossi nel campo della solidarietà, però nel piccolo, quindi magari organizzando soltanto un concerto e raccogliendo i fondi. Certo. Soltanto con quell'evento, quindi le cifre erano esigue. Quando è successo il terremoto di Amatrice abbiamo pensato in grande. Ma perché? Perché avevamo già avuto contatti con altre realtà corali dell'Italia, toccate appunto dal terremoto, quindi sia l'Abruzzo che l'Emilia-Romagna. Abbiamo parlato con questi cori con cui eravamo rimasti in contatto e in amicizia, e di lì si è mossa questa meravigliosa macchina. Quindi l'idea è stata quella di non fare un singolo concerto con un'unica raccolta fondi, ma di poter allargare questa idea su tutto il territorio nazionale. Ma in realtà all'inizio pensavamo di fare piccole cose, poi si è mossa questa macchina da guerra, come definiamo noi, perché si sono riunite le forze nostre. La parte nostra è stata quella organizzativa, la parte del coro abruzzese è quella dei contatti, dove il presidente del coro d'Abruzzo ha veramente rotto veramente le scatole, nel vero senso della parola, a non so quanti cori. E poi l'altra parte, di nuovo molto relativa all'organizzazione, dal coro di Ferrara. E di lì siamo riusciti a fare questa grande cosa, 350 cori che in tutta Italia, nell'arco di un anno circa, hanno fatto eventi, neanche soltanto uno, ma più eventi ogni singolo coro, raccogliendo una cifra enorme che è stata quella di 150.000 euro. E con quei soldi avete fatto? Con questi soldi abbiamo contribuito, in una parte abbastanza sostanziosa, alla costruzione di questo auditorium ad Amatrice. Siamo stati diverse volte ad Amatrice durante questi anni, abbiamo avuto contatti con il sindaco di allora, che era Sergio Pirozzi, con cui insomma siamo rimasti legati veramente da una grande amicizia, ma poi anche con le amministrazioni successive. E quando è stato il momento di inaugurare questo auditorium, ci siamo mossi. Eravamo pochi del nostro coro, perché la cosa è stata rimandata, l'inaugurazione è stata rimandata un po' di volte, quindi dall'inizio di luglio siamo arrivati a fine luglio, però insomma eravamo 6 o 7 del nostro coro, importanti devo dire, perché abbiamo dato un contributo importante anche noi. C'era il presidente, c'era il nostro direttore, altri coristi, e abbiamo partecipato a questa inaugurazione. Partecipazione nella parte ufficiale, ma poi nel momento di canto. Quindi i tre cori, che sono stati i cori l'anima di questo progetto, si sono esibiti non nell'auditorium, perché non era possibile per via del Covid, ma all'esterno. E quello che contiamo di fare, quello che si pensa di poter fare negli anni a venire, è di organizzare una rassegna corale, visto che insomma 350 cori sono tantissimi, c'è quindi un grosso bacino a cui attingere, e quindi una rassegna corale fatta in questo auditorium. Ora dovremmo capire come verrà l'organizzazione, però questa è l'idea, per poter continuare a mantenere vivo questo progetto. Un discorso che appunto dicevamo prima col presidente di socialità, dove c'è anche un discorso di fratellanza, sì, di aiuto, sicuramente, di sostegno alle persone che hanno bisogno. Alle persone che hanno bisogno, e anche un modo di conoscere altre realtà corali, instaurare legami di amicizia. Per esempio, dall'incontro ad Amatrice poi è scaturito il concerto a Ruvo di Puglia nel mese di ottobre,
una bellissima occasione, Gloria di Vivaldi a Ruvo di Puglia, con il coro di Abruzzese, con il coro emiliano, e di lì sono nati altri progetti che speriamo di poter comunicare molto presto, cose veramente molto importanti che ci gratificano, che ci, insomma, ci fanno ben sperare per quello che sarà il futuro del nostro coro. Ecco. E infatti, come diceva prima il Presidente, è un coro che ha bisogno anche di crescere, di anche un po' di rinnovarsi con nuove leve, e questo potrebbe essere anche un bello stimolo ulteriore. Noi speriamo proprio, ecco, di poter pubblicizzare queste cose che vorremmo fare nel prossimo anno, proprio per incentivare qualcuno ad aggiungersi a noi. Si sta muovendo un pochettino adesso insomma, la richiesta da parte di alcune persone. C'è sempre un po' il timore, siete troppo bravi, la prima cosa che ci viene detta, no? E invece noi vogliamo invitare le persone che sono interessate a partecipare alle prove, poi si accorgono che non siamo così bravi, la bravura viene attraverso le prove, ecco. Sono pochi nel nostro coro quelli che sono preparati anche a livello musicale, che hanno alle spalle uno studio. La maggior parte sono persone che crescono con le prove, con l'aiuto del direttore, chiaramente, e quindi c'è proprio soltanto il bisogno di venire, provare e capire qual è la nostra realtà, poi essere attorniati da amici. Quando si arriva nuovi c'è sempre un tutor che affianca, che segue la persona, che a volte addirittura viene extra prove con il corista nuovo per imparare, quindi è anche bello questo, vedere questa amicizia poi che è la voglia di insegnare ad altri, quindi questo ci piace molto, ecco. Col direttore Maria Grazia Laino parliamo invece del lato più artistico e di quelli che sono, diciamo così, ciò che avete fatto nel 2021 e un po' prima, e poi passiamo anche a capire quali sono le prospettive che ci sono per il coro polifonico. Ma innanzitutto c'è un discorso ovviamente che bisogna fare, che il nostro coro ha avuto un arresto come tutti i cori, certo, purtroppo in questo anno passato per via della pandemia, per cui diciamo che abbiamo cercato sempre di mantenere comunque un collegamento e un contatto con i coristi. Abbiamo aderito anche ai famosi progetti di Virtual Choir, che è una cosa che è nata proprio con la pandemia, che ci ha fatto scoprire questo mondo, che è stato anche interessante, nel senso che abbiamo comunque da casa registrato e diciamo assemblato dei brani che poi abbiamo messo appunto in rete, eccetera. Quindi è stato un momento di crescita, diciamo tecnologica, non prevista, però che ci ha aiutato comunque a mantenere quel contatto con i coristi, che sennò sarebbe stato veramente impossibile. Però poi abbiamo ripreso ovviamente con tutte le difficoltà del momento, e distanziamento, mascherine, eccetera, eccetera, e fino ad arrivare appunto adesso che vediamo che insomma abbiamo visto un po' le cose migliorare, siamo molto più ottimisti ovviamente per il futuro. Mi è dispiaciuto ovviamente, visto il periodo diciamo un po' critico, aver dovuto abbandonare determinati progetti, perché noi avevamo in piedi una rassegna che sarebbe stata veramente molto interessante, improntata su varie tipologie di brani, di musiche, erano una rassegna che comprendeva orchestra, coro, insomma varie serate che sarebbe stato interessante proporre, che purtroppo abbiamo dovuto abbandonare sempre per questo motivo. Però non ci siamo persi d'animo e ci siamo messi al lavoro, e grazie anche, come dicevano Anna e Gian prima, a questi contatti che abbiamo avuto con Mille Voci per Ricominciare, quindi anche attraverso la conoscenza di questi cori, che qualcuno eravamo già diciamo abbastanza in contatto, come quel coro di Vasto, eccetera. Quindi abbiamo avuto veramente delle occasioni di partecipare a concerti anche importanti, l'ultimo appunto a Ruvo di Puglia per questo Ruvo Festival, che è stato un evento veramente interessante, che ci ha riempito il cuore, ci ha fatto rincontrare, certo, diciamo, vecchi amici, e ci ha permesso appunto di esibirci in un posto con un pubblico splendido, certo, e anche molto numeroso, certo, ecco. Bello il contesto. Quindi
contesto. Bello il contesto, bello il festival e anche insomma il lato diciamo umano è stato veramente importante. E ci ha aperto strade che in futuro potrebbero riservarci diciamo nuove sorprese. Ecco. Sì. In occasione tra l'altro della trasferta di Ruvo di Puglia c'è stata anche un'occasione molto speciale, molto particolare a cui avete assistito, ce la vuoi raccontare? Sì, certo, allora il concerto era strutturato in due parti e nella prima parte del concerto c'è stata l'esecuzione delle stagioni di Vivaldi con orchestra e la partecipazione speciale davvero di un bravissimo violinista che ha suonato uno Stradivari che insomma per chi è dell'ambiente sa insomma il valore di questo tipo di strumento. È stato veramente emozionante anche proprio tutta la cerimonia diciamo di entrata di questo violino così particolare, così storico e così importante. E allora visto che questo Stradivari comunque fa parte di un progetto che si chiama Uno Stradivari per la gente. Insomma, questo violino viene portato appunto nelle varie città per essere ascoltato, per essere visto. Ecco, ci è venuta proprio l'idea, perché non nel nostro territorio? Perché non portarlo dalle nostre parti? Perché sarebbe davvero un'occasione speciale per il pubblico di gustare questo strumento così, così importante, così interessante e storico soprattutto, insomma. Appunto diciamo nel 2022 ci sono anche dei progetti. Ci sono dei progetti importanti perché il nostro coro ha raggiunto un traguardo importantissimo che è quello dei 50 anni di esistenza, perché appunto come diceva prima il presidente è nato nel 72, quindi ci prepariamo a un compleanno speciale e speriamo appunto di mettere in campo, abbiamo veramente molte idee di concerti anche importanti con orchestra magari, visto che nel nostro passato ci sono state tante esibizioni di questo tipo, abbiamo messo in piedi rassegne con orchestre importanti, orchestre cori, abbiamo invitato cori anche a livello internazionale, quindi insomma vorremmo festeggiare degnamente questi 50 anni riproponendo delle cose più interessanti possibili per il pubblico. E anche un occhio di riguardo l'avete anche per i più piccoli. Sì, certo, in quest'anno, sperando sempre ovviamente che le cose vadano per il meglio, abbiamo in progetto di collaborare con alcune realtà scolastiche del territorio, per esempio la scuola dell'infanzia Maurizio Farina qua di Rivarolo, che ci ha chiesto appunto di collaborare per un progetto con i piccolini. E ci piacerebbe molto da gennaio cominciare questo progetto per riuscire a fare anche qualcosa con questi giovani, ecco. Giovanissimi. Si getta un seme appunto per arrivare poi costruire qualcosa. Anche perché nel mondo corale veramente diciamo che alla base di tutto c'è sempre l'idea di crescita, di instillare comunque questa passione, la cultura musicale nei più giovani. Perché altrimenti le generazioni future saranno private di questa grande opportunità, ecco. E ci proviamo, insomma. Il messaggio che si lancia è proprio quello. Sì. Diciamo che possiamo chiudere con questo messaggio l'importanza anche di stare insieme, certo, della musica, cioè della socialità, del canto, come veicolo, appunto, ritorniamo al discorso di prima, di socialità, di stare insieme, sì, ma anche di crescita e di maturità. Certo, sì, questa è veramente una delle priorità della musica in generale, ma comunque del canto corale, quello di far crescere sempre di più, appunto, la passione per questo, ecco, che insomma io ci tengo particolarmente, anzi a questo proposito ribadisco il concetto prima espresso, che è quello di venire davvero a seguire una nostra prova e di vedere come viene gestita e insomma che capire anche che è una cosa che può essere divertente, può riempire comunque il nostro tempo libero in un modo artisticamente, insomma, spero elevato. Ecco, e quindi, insomma, mi auguro che molti si possano avvicinare, ecco.
soprattutto le sezioni maschili, perché i maschi sono sempre un po' resti, però ok.